Giovanardi io l'avevo conosciuto quando lui era carro, vice del portaborse a Bologna, della DC, no? Mi dico, lo trovo ministro, va. E dico, ma Carlo, mi piace questo, qual è? Chi fuma lo spinello si buca il cervello. Ah, ti piace? L'ho inventata io, con i miei professori, non è che mangia. Ah sì, dico, allora leggo questo. Ma mi piace. Io qua non c'è più nessuno. Io ho detto, Giovanni, è troppo bella sta parola. Perché tu, com'è più, ma diciamo, chi fuma lo spinello si buca il cervello. Tu, non c'hai bisogno di fumare lo spinello. Ma conoscete la legge? La legge vigente sulla droga? 120 articoli. L'unica, ecco qui l'inadempiente, l'unica università di Perugia, questa lettera, questa legge non è per nulla scientifica. È passata per alzata di mano. Una tragedia come la tossicodipendenza in Italia. Perché nel 2007 avevamo la legislatura alla fine, discutevano i grandi magnoni, il partito unico della spesa allegra, che vuol dire malaffare, corruzione, i giochi olimpici di Torino, torta per tutti, e Giovanardi voleva questa legge, finalmente lo accontentano, poi sarebbe stata la campagna elettorale, e molti cittadini dicono no, la droga fa male, la droga, cose superficiali, manco sentire. A un certo momento passa come emendamento, così per alzata di mano, inserito nell'ambito dell'antidoping dei giochi olimpici, il grande problema tragico dell'Italia. Quindi vi rendete conto come non c'è. Quindi dicevo giovani, se non è perché poi noi quei bambini piccoli ormai cosa ne abbiamo fatto? Dei soprannomi, quelli piccoli, quando vengono più grandi, io quando incontro coppie magari sposate, oh che bella bambina, va a danza, poi va a patinare, poi gioca già al tennis, poi... Ma dico, quando è che gioca questa bambina un po' quel bambino? Ma penso bene a quella che venga, quando sono grandi sono una potenzialità e il potere vigila sempre nei confronti dei giovani. Attenti bene, cosa avete pensato anche i più giovani, anche i po' più vecchi, anziani, del 68? Nessuno voleva più studiare. No, ma no, tutti volevano scopare. La minigonna, la droga, falso. Nel 68 arrivò uno dei più grandi messaggi per un capovolgimento di civiltà. Nel 68, nella nazione più democratica del mondo, viene assassinato Martin Luther King. Nel 68, nella nazione più democratica del mondo, viene assassinato Robert Kennedy, candidato alla Casa Bianca. Chi sono i primi 300 ragazzi uccisi negli scontri? A Londra, a Parigi, a Madrid, a Milano, no, città del Messico. Poi arriva il maggio francese, anche in Italia. Io mi ricordo, avevo 40 anni, prego, lo sintetizzo così, 60. Sono una statale di Milano, io avevo già il pass, gli studenti mi lasciavano entrare da tutte le parti. Mario Capanna dirige un'assemblea, siamo amici ancora adesso. Stanno preparando un corteo, ce n'erano già stati, c'è lì. Servizio d'ordine San Babila, servizio d'ordine Piazza dell'Uomo, si alza un ragazzo, basta, mozione d'ordine, cosa c'è? Basta corteo, Mario, ragazzi, compagni, ci danno tante di quelle mancanerate che è la fine del mondo. Mario Capanna dice, ma perché? Quale è? E lì, ma Mario, il potere è forte. Mi sembra di essere attuale. Mario Capanna, bel
Non è vero, compagno, che il potere è forte. Mi sembra essere 2012. I poteri sono fortissimi. Poteri economici, poteri massonici, poteri mafiosi, poteri moralistici della Chiesa. Ma lo sarà, e sarà la pedana, come qui. Brum, si butta per terra, ma. Così. È vero, i poteri sono fortissimi. Mi dia lì con 2012. Ma non sarà, e si butta per terra, che noi siamo in ginocchio per terra e con uno slancio attento come noi. E ve lo dico anche a voi stasera, un ennesimo giaculatore. Il Mario Capanna gridò a tutti quei ragazzi: sulla testa! Vi rendete conto? Se prendiamo coscienza e si spetta, perché adesso arriveremo alla coscienza personale. E allora i giovani, subito veloci, G8, come l'abbiamo vissuto G8, ci ha massacrato. Alla domenica i giornali parlavano, è passato 500.000 giovani. Vi rendete conto? Ha massacrato, distrutto una città, la televisione, la gara. Guarda dove sono finiti, poliziotti, massacratori, tutti premiati, capi della polizia, capi. E i ragazzi, 5 condannati per evasione, per saccheggio. Ma capite? Questo è così, era invece Gio. Mi sembra di vedere il mio amico e maestro, due maestri, padre Zanotelli e Don Bisotto, degli operatori di pace di Palo. Sono venuti a Genova con la rete lì del Pozzo. 700 gruppi, associazioni iscritte, gli unici assenti dei cristiani, comunione e lottizzazione. A un certo momento, qual era il grido? Signore del Gio, pensa che messaggio, anche questo valido ancora adesso. E sono massacrati. Signori del Gio, non vi sembra una cinica pretesa di venirci a dire ancora una volta che l'unico mondo possibile è il vostro? Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, siete adoratori come me di una divinità, una trina idolatra. Mercato selvaggio, tecnologia sempre a favore del mercato, deterrenza totale. Il capitalismo, quando il nemico non ce lo crea, chi è l'unico nemico adesso dell'economia? L'Islam, cioè capitalismo occidentale. Lettori non sa manca ancora che ha organizzato quello delle elettori, pensa che a che livello che siamo. Del resto basta vedere le stragi in Italia, tutto il terrorismo dello Stato. Beh, pigliatevi in Piazza Fontana, cosa si sa dal 12 dicembre del 69? Non parliamo, no? Piazza della Loggia, stazione Bologna, Ustica, Bozzellino, sono stato con l'università a celebrare il 20° uscendo un giornalista inglese, ma fra un po' in Italia diranno che la bomba dove è saltato, ce l'ha messa lui, e in più aveva un ordigno speciale per diventare eroe nazionale, pronto a schiacciarlo, saltato quella. Non si sa niente. Andiamo a vedere cosa abbiamo fatto per Peppino in passato, un altro mio amico, giù a Siena. Signori, era questo il grido, con le mani alzate abbiamo. Io venerdì ero con la Franca Roma, con il nostro Roma, con Franca Rana, allo stadio Carlini, alla sera, Carlo, via, ministro. E allora, ecco, dammi un po' il mio amico partigiano. Prima diffusa, fare un salto, la situazione del nostro paese. Ci sono i profeti, per dire la situazione dell'Italia. Tito. Prima pagina dell'Espresso, 2003,
Giorgio Bocca, che mi ha scritto poi un mese prima di morire. Parla dell'economia, poi descrive l'Italia. 2003. Io non ho tolto niente, aggiunto niente. E voi darete il vostro giudizio. A cicli, la società degli uomini si prende le sue vacanze dalla legge e dalle tradizioni civili, dalle discipline e dall'educazione. E allora? Mi ero dimenticato il titolo. Sull'Espresso. 2003. Il fascismo perenne in libera uscita. Guardate che Bocca era un grande giornalista, grande partigiano, ma non aveva niente a che fare col comunista. Poi ha riconosciuto che i montani comunisti erano molto seri e leali. Era un libero, radico. E scrive, il fascismo perenne in libera uscita, 2003. A cicli la società degli uomini si prende le sue vacanze dalla legge e dalla tradizione civile, dalle discipline e dall'educazione. E allora i neri di tutte le specie corrono al loro sabato. Infamia, diffamazione, ricatti, vitale presperante, irrompono come un torrente nervoso. I ladri si vantano di essere. I servitori infedeli dello Stato mostrano con orgoglio le prove dei loro tradimenti. I servi non hanno più limiti nell'abiezione. Gli onesti quasi si vergognano di esserlo. Gli esitanti sciolgono gli ormini, si precipitano nel dramma. Perché gli conviene? Sì, certo, ma anche perché gli piace. Il fascismo perenne è di nuovo libero uscito. Allora vogliamo prendere coscienza, dicevo il giorno. E adesso attenti, anche si coinvolge di nuovo la mia chiesa, gli studi di antropologia. Perché non c'è mai la forza nei secoli? Ogni tanto si riesce. Quando c'è questa unione di una umanità una, non solo maschile, il potere vuole essere sé e quindi scaccia gli altri sé. Dico gli altri sé, se adesso tocchiamo il sesso femminile. Come si fa? All'Assemblea Nazionale del PD o qualche compagno di quelli che conoscono, diventa un problema i gay. Io dico, caro compagno, il problema non è quello che c'è i gay, il problema è tu, che sei ancora dentro, indietro di 700 anni, ignorante. Ma che manca? L'umanità nasce unica. La Bibbia mette, Dio creò la famiglia umana, lo fece maschio e femmina. Ma è chiaro che non poter tutti, anche tant'è vero che anche gli animali hanno i diversi sessi. Anche proprio omosessuali, quindi tutti sessuati mammiferi, e noi continuiamo, quindi questa unione proprio deve essere, per i gay è troppo importante, un piccolo accenno viene imparato per la strada, un ragazzo, sarà 6-7 anni fa, eravamo diventati amici, caro Andrea, vedo che sei molto cristiano, vuoi fare una piccola preghiera a Gesù con me? Ho 34 anni, ancora vergine, non ho mai avuto fidanzamento e questo mi rende triste e demotivato. Ho 3 lauree, una quarta in cantiere, ma non basta rendere una vita entusiasmante. Ho un posto di lavoro statale fisso, ma non basta rendere una vita entusiasmante. Ho la salute buona, ma non basta rendere una vita entusiasmante. Ho tanti amici e amiche, ma non basta rendere. Vuoi pregare con me? Spero che il buon Gesù non mi lasci solo, simple. Anch'io sono fatto di carne. E io ogni tanto lo sa. E gli dico, io sto pregando con te. E Gesù, che è l'amore per, non può non essere vicino. L'ho detto a un cardinale, quando lei va in giro con un giovane, mentre che si tarda, vede nel corridoio delle camere, vede due ragazzi che vanno nella stessa camera. Vede due ragazze che vanno nella stessa casa e lei cardinale andrà mica a vedere dal buco, li vuole lasciare in pace, sì o no? Nella loro affettività, nel loro senso. Siamo consapevoli delle nostre fragilità, delle nostre devianze. E l'educazione, e allora arriva. Vedo tanti che sì. Guardate, anche sì, sono contento. Fin tanto che voi donne non raggiungete in tutto e per tutto
la parità. Non potrà mai formarsi veramente un'umanità che coscientemente crede e ha l'unico obiettivo la pace e il bene comune. Perché siete scartati? Le quote rosa o donne? Voi siete al centro di tutta l'umanità della natura. Sorelle, madri, spose, fidanzate, il grembo materno. Ah, e chi è che fa l'educazione sessuale? Pensa se fosse avuto una parità. Quando quel famoso premier che è caduto da cavallo e continua a dire che vuole scegliere, sembra che si ripresenti sulla scena il Berlusca. E qui ci vorrebbe di nuovo il mio nonno Carlo Marx, che dice che quando la storia si ripete è una farsa. Ciao. Che vedeva una figa, oh che bella figa, ministro, guarda che bel culo basso, ministro, tutti i ministri, la Minetti, lui con le consigliere regionali, le donne hanno voluto dire basta, guardate che la Veronica a un certo momento l'ha fatto, la Rubi a Genova era affidata al Tribunale dei Minori. Era una comunità, tra l'altro la comunità è vicino alla villa di Beppe Grillo. E dico, vedi, l'ultima volta quando c'era la polemica, vedi Beppe, tu ci andavi, ecco la rubia. Tassisti mi diceva, guarda Carlo, ieri sera ho portato la rubia a Milano. E allora te, Parlamento italiano, 316 parlamentari, che votano segreto, che le fonti che il premier aveva per dire che quella ragazza era il nipote di Mubarak erano le fonti segrete dei servizi segreti più importanti del mondo. Ma vi rendete conto ormai? Ma io sarò pur Pinocchio o no? Ci piro per il culo a tutte le parti, bisogna a qualche momento. La donna, se non siete voi che fate l'educazione sessuale, per un obiettivo di una sessualità liberata. Una volta l'ho detto al cardinale, ma dico papà, la sessualità è un dono di Dio o un dono del demonio? Ma cosa dici? È un piacere, Minetti, se lei è qui davanti a me, sangue vestito, io frequentando sempre le anciporte da tutte le parti, e il mio linguaggio a volte non me ne accorgo, e dico Minetti, parlavo di sé, Minetti, dai qua, vive vegeto. Vuol dire che i suoi genitori hanno scopato? Cosa dici? Scusi, Eminente, ha fatto l'amore, ma non si dice ha fatto l'amore. Cosa devo dire? Erano uniti santamente sotto la lenzuola? L'obiettivo è un dono di Dio nella sessualità liberata. Questo è il punto, e anche il giù valore del piacere. Voi dite che siete credenti, vuol dire che Dio è il creatore di tutto, no? E allora si è messo il piacere a lui, e lo capisco, e hai capito questo senso. E allora per le donne purtroppo devo andare avanti, voglio fare un regalo per la vostra dignità, se emerge la vostra dignità. Riusciremo a fare un corpone, tanto per dirle una, che per prima ha ottenuto le 8 ore di lavoro giornaliero, chi l'ha ottenuto? Sono stato recentemente, ho visto, nel Mercedes, nel 1906, Le Mondine, calpestate dai cavalli della Guardia Regia, sono loro che hanno ottenuto le 8 ore. Quante donne erano nel movimento della resistenza? 50.000. E non lo dice nessuno. Quante donne sono morte nella resistenza, negli scontri? 2.800. E non lo dice nessuno. Perché vi mettono sempre? E voi non reagite? E in chiesa, per esempio, cosa contate in chiesa? Cassa.
Se volete andare da un buon padre, dovete arrivare lì con l'aspirapolvere. Signora, signorina, che bravo, è arrivata con l'aspirapolvere, bravo, pulisco con la chiesa. Se chiedete, ma come Gesù che rimane? Gesù che viene e dice, io sono salvatore di tutti, che bello, fratello, sorella. Poi si ferma un altro, a me non risulta, però per loro si vede. Però, va, le donne un po' meno. Non mi risulta. Te rimane da anni, secoli, che andate a confessare con quella grata. Te rimane Gesù girava 2000 anni fa per la Palestina, incontrare le donne. Oh, leggo i testi, ma da bene, no, le donne. Appena incontrava una donna, Pietro, portami la grata che devo parlare con la Maddalena. È come una volta che vado in una parrocchia ricca, dicevo, vieni che i giovani vogliono parlare con te, poi mi danno i servizi sociali sempre più tagliati e vengo, una volta al padre c'è un ragazzo vuol confessare, si dirà, è una zona bene, non dico no, e viene la grata, io non vedevo niente qua, c'è un ragazzo, sono molto nervoso in casa, e rispondo male ai genitori, bla bla bla, ho certo messo in ceppa. Oh, com'è? Ma io, padre, sono in peccato mortale, sono amareggiato, grazie. Ma Dio è infinitamente misericordioso. Quando si dice Dio amore, amore è aperto. Non può Dio, approfittiamo per dirlo, vi dà una serie, una rete di proibizioni. E vi dice, se voi rispettate tutto quello che io ho proibito, vi amo. Che amore è? L'amore è, io ti amo, è aperto, io ti accetto come padre, amore, madre, come sei. E Salvatore lo devo dire, io ho fatto anche un po' il bagnino con le colonne di Don Bosco, no? Ad un certo momento, non è che non ho baraccati almeno tre ragazzini, erano, io arrivavo lì, non dicevo, dico, prima di tutto sei in grazia di Dio, hai detto le preghiere, ti sei masturbato. E infatti a un certo momento finalmente si smuove, padre, mi sono masturbato, allora io mi diverto. Ah sì? Ti sei masturbato? E allora? Se morivi prima di confessarti andavi all'inferno. Sì padre, mi perdoni, sono uscito fuori dal confessionale, secondo me. Ti do un calcio al culo, ci mando via. Don Carlo, amico, no, cosa fa? Primo anno di economia con me. Famiglia, piccolo, perché? Scout. Ma dico, ma porca miseria. Ma dico, lui conosce questo grande Dio amore, onnipotente, onnisciente, bellissimo, questo fuoco. Io mi ricordo sempre il quadro di Van Gogh, il seminatore, per me Dio è quel sole lì di Van Gogh, penso questo sole con i colori di Van Gogh, e il sole non è che illumina solo quelli che vanno a messa tutte le domeniche, quelli che si confessano, quelli che vanno ai santuari, tutte cose belle, libero, no, il sole illumina anche a me che sono figlio di puttana, che come sono con te, grazie sole, grazie, questo è Dio, è come quando piove, e lì che non piove solo nei giardini urticani, guarda te che calma, no? No, piove da tutte le parti. Questo è il senso proprio. Allora il mondo mi fa, allora, ma io come ti rendi conto? Allora credi in Dio, sì. E sei anche studente, hai fatto ricerca. E allora pensi che questo Dio amore, Gesù, stia attento a te, Dio, che sei là dietro, ti spari una sega. Oh, ma sei proprio, ma sei cuore. Ma abbracciato, vai da uno psicologo, vai. Ma quale peccato? Il peccato non è voler la morte di Dio, il nichilismo. Io sono stato ridato il primo luglio del 59. Che bello ricordare mia mamma. Mia mamma aveva letto perché autodidatta. La vita di Don Bosco, quella è semplice, popolare. Quando Don Bosco piglia la prima messa, mamma Margherita, la mamma aveva letto, chiama suo figlio Don Giovanni Bosco. Adesso che sei prete, lei contadina, povera. Don Giovanni, adesso che sei prete,
se da prete diventi ricco, io non ti conosco più come figlia. E la mia mamma dice, io ho letto, cosa ha detto mamma Margherita, vieni qua, adesso lo dico a te, primo luglio del 59, adesso Don Andrea che sei il prete, se da prete diventi ricco, non poteva essere dato, non possedeva niente, non ti conosco più come figlio. Questo è il Vangelo. E io mi ricordo, ho fatto il noviziato 48-49, avevo 20 anni, sono del 28. Quando ho finito è come se Gesù mi avesse dato il biglietto da visita. Ogni tanto lo faccio vedere ai cardinali quando mi prendono per bacchettare. No? E mi dice, guardi, abbia pazienza, a me mi ha dato il biglietto da visita di Gesù un anno di noviziato, abbia pazienza. Qual è? E lui lo ce l'ho in tasca, glielo do. Gesù, via dei cieli. Gesù, sono venuto per servire e non per essere servito. Tutte le volte che incontrate un cristiano che non serve, è fuori, non c'entra un cazzo con Gesù. Che sia cardinale, se non è da sé, qual è l'unico paramento che Gesù prende alla prima messa, cioè all'ultima cena? I grembiuli. Poi dopo guarda nei secoli, è la mitra, è il bastone, è il pastorale, tutte cose belle, l'ultima. No, Gesù lava i piedi, che è la relazione più umile di una casa ebraica. Una volta mi chiama un cardinale e fa, guarda cosa scrivono, un mucchio di lettere, cosa scrivono contro di te i fedeli. Veramente mi ne ha scritta lei. Che faccia vedere. Allora, con le puttane, ecco, vedi, vai da tutte le parti, ce n'era uno, fa via un po', qui siete stati blasfemi, questo è attuale, può venire bene a te. Cosa abbiamo messo? Processione e ramassi, un gruppo di giovani, la prima crisi della FIA, tutto l'indotto di Assino, Gallo viene, facciamo una, vogliamo chiudere, perdiamo il lavoro, siamo 300. E allora abbiamo fatto processione, invece di scrivere corteo, processione a San Precario, una scarpa di stoffa bella, io il mio compito era in testa al corteo e ogni tanto dovevo dire, loro non lo so, e io, San Precario, tutti i ragazzi, prego, in piazza d'Asti, sopra mi ha messo su un parchetto, San Precario, tutti un grido, dacci il lavoro per il mio cardinale al blasfemo. Vi rendete conto? È impossibile. Cosa stavo dicendo adesso? Mi sono emozionato. Come? Ci vuole un Papa Donna. Non mi ricordo. E mi sembra di dire una cosa, vede il diavolo si mette. Ah, prima del. Ah, ancora no. No, volevo dirvi che io avevo ricevuto, ma visto mi sono ricordato noviziato, ho ricevuto una missione. 21 anni dove vanno i novizi da Valata, a Torino, alle case cameriere di Don Bosco, Maria Auxiliatrice, noi con la Talare, già 20-25, arriviamo, 49. C'è nei porticati un vecchio salesiano, che ne parlavano tutti, che era vivo al quarto e quinto ginnasio, quando era ancora vivo Don Bosco. Questo salesiano del 49 era vecchio, stato professore di liceo, a Salice, autore di libri, con la mangiolina, bello, alto, era una reliquia, l'aveva conosciuto Don Bosco, noi tutti attorno, oh padre, com'era Don Bosco, l'allegria, la musica, la il gioco, lui solenne, per fare la breva, io dicevo la mia missione, che nel 2012 è ancora valida. Allora arriviamo lì, ero il più alto, che se andavano iniziato a 16 anni qui, io ne avevo già 21. Sono l'ultimo a congedarmi dal prete, da questo bel prete. E allora arrivo lì, e mi abbasso, si baciava la mano. E come bacio la mano, dopo un anno di preghiera, meditazione, tutto, lui mi fa, come ti chiami? Io sono messo, perché dopo un anno,
poi queste cose nuove. Io a 20 anni avevo già altro che uomo, poi adesso vi farò un cenno veloce, non sono stato marinaio e partigiano in pochi anni, no? Dal 42, 43 al 45, 42, beh, giovanissimo io andavo al Nautilus a conquistare il mondo. Ad ogni modo, ecco, vedi che ho perso. Ah, mi fa, dice, come ti chiami? E io sono messo e dico, Chierico Carlo. Lui mi fa, parla più forte, che sono sordo. Ha ragione, anch'io. Allora io mi faccio coraggio, no? E ricevo la mia missione, che ancora oggi è confermata. E mi guarda e mi fa, e gli dico, Chierico Carlo! E lui fa un passo indietro, poi viene avanti e fa, caro Chierico Carlo, non sarai mai papa. Perché dire papagallo? Sarebbe così disdicevole che la fine. L'ultimo titolo che ho ricevuto dalla mia santa madre, che è del primo marzo del 71, eccola lì, Don Andrea Galera, cappellano feriale festivo della parrocchia di San Benedetto al Porto. Che cosa vuol dire? Che non conta un cazzo. E se devi cercare, se sacrista, devi andare a sacrestare. E io sono contento così. Il regalo alle donne, piccolo regalo grande. Mi hanno raccontato 7 o 8 anni fa una ragazza, una donna, molto ADS, ma la figlia studia, forte. Questo è dedicato alla vostra dignità, se non venite fuori. E i maschi devono fare in modo che vengano fuori nel rispetto. Una giovane ragazza di 18 anni va a trovare il papà, che è pescatore in un lago fantastico, che è protetto addirittura da UNESCO. E arriva il papà al pomeriggio faticone, era a fare la siesta. Lei va nel porticciolo, va solo, c'è la barca con l'attrezzatura della pesca, dice io, guida la barca, è pratica, tutto il motore. Arriva, dopo 10 minuti, vede il bel lago, si ferma, butta l'ancora, e si mette a leggere un libro, ferma il motore, butta l'anno, 2 minuti che arriva, la forestale, motoscafo una forestale, sai, noi maschi quando siamo individui, beh, sarà un anno fa sul bus a gente, io sono lì davanti, mi parlo, hanno fermato, sale su un individuo, io non so se era caporale generale, poi si parlava, ma nessuno litigava. Lui viene davanti, l'autista mi aveva già visto, aveva canto un gallo a bordo, gridava, ma vai avanti, guarda avanti, deficiente. A un certo momento questo qui, magari era un portuale, un tono un po' più alto, si infila lui e dice, c'è qualcosa che non va. Mi dico, si filo qua, no, scusi, sa perché c'era, scusi, guarda. Allora non sa che sono io! Di nuovo, no, l'italica virtù, la scienza che inventiamo tutti. Lei non sa che sono io! Io da con l'urlo. L'autista era il porro, si pianta. E fa, Gallo cosa c'è? Tutti zitti, passeggeri. Signore e signori, silenzio. Questo signore individuo adesso ci dice chi è. È sceso la prima fermata. E di nuovo arriva la gente e dice, signorina, vieni dal testa, è lì che legge il libro, no? Signorina, cosa fa? E lì era ovvio, no? Anzi, lo dice, scusi, disturbo. No, mi dice, signorina, cosa fa? E lei dice, ma sto leggendo un libro. Vieni, lui comincia a gridare. Non ne ha visti i cartelli vietata la pesca? Vergogna, Ma scusi, signora gente. Io sto leggendo, non sto pescando.
Peppe, mi vuol tirare in giro, eh? Lei ha tutta l'attrezzatura della pesca sulla barca. Lei aspetta che io vada a ispezionare la fonte e poi pesca, eh? Non accenda motore. Tiri sulla con una scima e io la traino in porticciolo. Viene il commissariato da me e faccio un verbale con una multa che non finisce mai più. Rigolo! La signorina fa. Se lei lo fa, signor agente, dovrò denunciarlo per molestia sessuale. La gente fa, ma ed era vero, no, non manco toccato, ma non manco sferrato. Eh sì, ma lei agente che è maschio, ha tutta l'attrezzatura da maschio, e mi dice che porta nell'ufficio. Buonasera, signor mio. Morale, ecco il mio piccolo regalo a tutte voi donne e anche al maschio. Mai discutere con una donna che legge. È probabile che sappia anche pensare. Durante il G8 il mercoledì chi mi viene a trovare, vedi che io passare, mi vengono a chiamare e io ero già un po' a letto al pomeriggio, è durato una settimana più. Gallo, vieni, scusa, dobbiamo svegliare chi c'è. Il regista Mario Monicelli, mio grande amico, che io poi ho detto due parole di amore quando si è suicidato. La Binetti, senatrice Binetti, Opus Dei, cattolica, mi hanno detto che c'è il cilicio. Se la incontro io, deve rivedere il cilicio. Mi hanno detto che anche Formigoni, anche lui c'ha qualcosa. Una volta dice che ha fatto il voto di castità, è giusto, con la restrizio mentis, sai qual è? Lui ha fatto il voto di castità a Milano in Europa. Vedi che va a scopare in Sud America, con i soldi di D'Ambrosio. Ad ogni modo non c'è il grande. La vedova mi ha telefonato. Ero alla Radio Popolare, alle 11 finiamo, gli si è morto Mario Monicelli, cavolo, fai un messaggio. E volentieri. L'ho messo nelle mani del gran sole della morte. Mi ha chiamato il mio cardinale, ma ti hanno interpretato come apologeta del suicidio. Ah, merito, ma cosa cazzo dici? Sai, devo dire, ogni tanto si capiscono. Non è possibile, hai capito? Ad ogni modo, Monicelli, al giovedì di quei ragazzi, non mi svegliare, anche se arriva il Papa, chiudo. Perché per me è importante questa metro, non è sempre rimasto qui. E lo voglio dare a voi, che dovreste tutti, quei più alti, tutti educatori. E un educatore è prima di tutto un maestro, certo, ma se non è un testimonio, serve a niente, può avere sette robe. Una volta un portuale, proprio se non alfabeta, era il tempo della crociata del divorzio. E la moglie in casa, deve andare a votare contro il divorzio, sai, popolare. Mi chiama, vieni pochi, Gallo! Prima di entrare, Gallo il più stupido suona il violino. Come dire, sette lauree, tre. E poi fanno queste cazzate, lascia un po' la gente, lascia un po' in pace. Per dirvi, no, guarda, a un certo momento vedi, perdo il filo. Ah, al giovedì dico, lasciatemi dormire anche se viene il Papa. Sì, signore, mi sveglio. Tanto vero che appena mi sveglio, c'è un altro regista. Sì, parlo tossico. Ti do, guarda se mi pigli in giro, non mi aspetto. C'era Ettore Scola. Ettore Scola, mamma, papà, genitori, sorelle, zia, preti, se ci siete, attenti. Ettore Scola giovedì mi fa la stessa domanda di Monicelli del mercoledì stesso. E a distanza di 11 anni
vedrete in che situazione siamo. Dunque, lei che gira da tutte le parti da sempre, guarda. All'inizio del terzo millennio, tutte le agenzie educative, la scuola, la chiesa, mass media, gli insegnanti, gli educatori, tutti, riusciremo, luglio 2011, riusciremo a sradicare dalle nuove e nuovissime generazioni l'assenza di futuro. Io rimasi lì. E allora mi aggancio velocemente per vedere quindi a quello che sono i valori che abbiamo nel profondo ricevuti dai testimoni. Questo è il punto fondamentale. Ricevuti dai testimoni. Ed ecco che siamo l'8 settembre 1943. Io sono un marinaro di 15 anni. Allievo del nautico, dovevamo conquistare il mondo, l'asse Roma-Bernino-Tokyo. All'arsenale di Spezia eravamo affiancati a un caccia tedesco, tra l'altro eravamo ancorati di poppa, quindi avevamo come un tatrave, una passerella, da noi suona l'assemblea giù da passo. E io, oh ciao, un fidanzato, poi marinai tedeschi, no? Ciao, andiamo giù di sotto. Signori ufficiali, un ragazzo 15 anni ero. Signore ufficiale, signore sottufficiale, equipaggio, da questo momento, sono una affiancata ai tedeschi, da questo momento non siamo più alleati dei tedeschi. Io non parlo. Due ufficiali, viva la luce! Mi dico, mi dico che viva la luce, comandante, ma è per Bruno, ho detto, viva male. E comincia. E l'8 settembre arriva un giancista, fascista, io ho tagliato la corda. Avevo un fratello, devo farla breve, tenente del genio portiere, sopravvissuto alla Russia. Il reggimento era di Legnago, Verona, ma erano a Milano, per sbaraccare le macerie causate dai bombardamenti. Erano andati a trovarlo, mesi prima. Erano accampati a Villa Manzoni, con le tende, e al giorno andavano a Milano, e di notte alcuni facevano le ronde contro gli sciacalli. Mio fratello, tutti i treni di prigionieri, tedeschi, rastrello, tutte le parti, mio fratello non arriva. E la mamma, il papà, io ero arrivato, continuava la guerra, fame, no? E alla fine di settembre mio fratello non arriva da Milano, si vede la mamma, alla fine di ottobre non arriva. Puoi immaginare la mamma, mi sembra la notte dei morti, pum 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 alle notte, mio fratello, il mio mito, dico, capirò qualcosa, e guardate l'attenzione cosa vuol dire a volte la scintilla, del veramente del testimone che assume la responsabilità, anche contro le, sa benissimo il pericolo, e arriva mio fratello, baci, abbracci la mamma, tra l'altro mio fratello un fine persino. A un certo momento, la mamma fa, Dino, si chiamava Dino, cosa decisi in tua costa Babilonia? Mi sembra di vederlo, e io il mio primo salto di qualità. Lui dice, mamma, papà, ho già deciso. Sono entrato nella resistenza. Io, educato dal fascismo da 16 anni, cosa ne sapevo della resistenza? Niente. E siccome ormai sapevo che ero disertore anch'io direttamente, poi verrai con me nella mia brigata abbiamo, quando siamo scesi. Era già la fine di aprile, primi di maggio, con la brigata partigiana comandata da mio fratello. Ve lo dico a voi tutti i giorni, col pianto dentro, quasi come un assunto. Io dopo 17 anni, avevo 17 anni, ho visto nascere la democrazia. Oh ragazzi, soprattutto mi rivolgo a voi, oh ragazzi, vecchio come sono, devo vedere morire la democrazia? Non sarà un mio messaggio che viene entrare dentro al cuore?
Avete capito? E allora per ricordarvi, dobbiamo andare avanti con ancora due punti. Una volta un cardinale mi dice: e che santi sei devoto? Che santi sei? Che santo Bosco, mi viene a rompere le palle. E vengo un Bosco, lo sappiamo. E allora io giocavo un giochetto. Io conoscevo i santi delle liste e famosi c'erano i sette servi di Maria. Padre Turone era dei servi di Maria. Nel 1700 questi sette mercanti di Vicenza vendono tutto ai poveri e si fanno una congregazione dei poveri dei poveri. E io gli dico: Eminenza, io sono genovese, vado alla grande. Io sono devoto addirittura di sette fratelli tutti insieme. Cardinale c'ha bocca. Ah, dice, sei devoto, che bravo, di quei sette servi di Maria, mercanti che danno tutto ai poveri, di Vicenza. Io ho detto: guarda Eminenza, i miei sette fratelli non sono di Vicenza, sono di Reggio Emilia. Ferdinando, Aldo, Antenore, Gerindo, 22 dicembre 1943, l'organizzazione partigiana non era ancora in movimento. Io ho avuto quest'anno la gioia con Maurizio Landini di parlare a Marzabotto. L'Ampi ha voluto solo due candidati, il segretario della FIOM, bisogna ricordarlo, il segretario della ha fatto parlare anche in Piazza del Duomo, parlando in Piazza del Duomo, Piazza del Duomo, a un certo momento a proposito è troppo forte. Allora volevamo solo due relatori, Landini e Don Carlo, a Marzabotto, 20.000 persone. Marzabotto, sono andato a leggere tutti gli uccisi civili, i tedeschi ritirati ne hanno uccisi 870. Cinque preti, cinque parroci, di cui mi diceva il sindaco di un parroco ancora da trovare alla testa adesso, il capo. Tragedie, per non dire, poi si parla ancora di monumenti, fotografie, rispettiamo il morto, però non si può camminando stare con la vittima e con i carnefici. Bisogna far chiarezza, nel rispetto di tutti, andarsi a prendere che vado al cimitero alla tomba di Mussolini, però io so che vado, non sono già stato a prendere, non sono ancora stato, vado a Fratta Polesine e so che mi tolgo il cappello davanti alla morte, alla morto di Giacomo Matteotti. E Matteotti deputato è stato ucciso da Mussolini, che ha detto che si pigliava la responsabilità. Questo è fare riconciliazione nel rispetto dei morti, ma nella riconciliazione. Quindi vi rendete conto questa cosa fondamentale, e quindi vedete la resistenza per me è questa. E allora attenti bene, la nostra chiesa, bisogna dire che nel 1965, dopo tanti anni, quasi due secoli, pur avendo in testa finalmente la maggioranza, la stragrande maggioranza dei vescovi del mondo abate, dichiara: fammi scendere, devo andare vicino alla gente. Dichiaro, dottrina certa, la libertà religiosa. Finalmente qualunque religione può portare a Dio, e non solo la religione cattolica. Tutti come fiumi che vanno verso un mare grande, e non questa pletea. Una volta mi dice un cardinale: hai qualche teologo di riferimento, no? Professore, teologo, ah, chi è? Paolo Rossi. Ma il comico, è il comico? Ah, lei ride di me, guarda che mi ha dato una maglia. Mi ha dato una maglia così, e me l'ha data, e lì la porto. Se la volta una avanti fa. Era male il tempo, è caro. È salito su una sedia anche a me, Rino Paolo, mio grande amico. Va, tempo, Dio c'è. No, qui, vai dal cardinale, se Eminenza, Dio c'è. E sarà contento di la Don Carlo ancora credente.
Puoi amarsi, intendo. Cardinale, facciamo lui che è seduto. Dio c'è, ministro. La tempra mi disse a Paolo, quando tiri giù punta dritto sulla frase sottostante. E subito al cardinale. Allora, eminenza, Dio c'è. Ma non sei tu. E allora, ancora, rassegnati. Mi stavo per dire che il Concilio Vaticano II, alla stragrande maggioranza, ha dichiarato dottrina certa la libertà religiosa e il primato della coscienza personale. Siete voi sovrani e sovrane, uno a uno, non è il mercato. Dice, il mercato è sovrano. No, la Costituzione dice, il popolo è sovrano, ma uno a uno, se non diciamo sì noi, non è valido con Obama, no, col governo Perù, no, governo Larino, no, il governo Monti, no, governo il Papa, no, invece parlo no, il governatore, siete voi a uno, io e Dio perché credete, ecco perché sono scelto. Per sapere che avete una dignità, che basta di te no, non c'è, ma non c'è papi che tengo, è cosa volere io, costrizione terrificante. Voi sapete, vi faccio una prova, che noi abbiamo da tanti anni l'unità di strada, era Canessi, mi sembra, il terzo cardinale, mi manda a chiamare un professore morale, dice la vostra unità di strada, siccome c'è di mezzo un prete, la comunità sa, abbiamo anche il parroco vecchio sa, e dice non potete dare preservativo. Oh, porca miseria, la comunità si informa con i professori scienziati, proprio per l'infettivolo il professor Moroni di Milano mi ha detto Carlo vai avanti, è una tregua, è un momento, dai la salvezza momentanea, non proprio gli dai un salvataggio preservativo, ma uno attraverso il rapporto sessuale può prendere malattie, c'è l'AIDS, non c'è manca ancora il vaccino, è il mio cardinale, allora vado lì e dice allora ti vuole il cardinale, allora, sono in anticamera nei palazzi, sapete quei che incontrate sempre nei vari palazzi, quei con le cartelle, sai, segretari, che non fanno un cazzo tutto. Allora uno Andrea arriva e dice il tema oggi è delicato, e lo so, dice lei conosce il nostro cardinale, è molto sensibile, non può sentire una parola preservativa, non si preoccupi, io sono molto tecnico, dico profilattico, non dica profilattico perché il cardinale si è, come devo dire, si mantenga sull'anticoncessionale, entro dentro, ha messo lì, andava avanti e indietro, non deve andare, si fermava, deve andare dai giorni con i principi e i nostri principi, a un certo momento di eminenza, io ero un marinaio, tempo di guerra mi è successo tre volte, abbiamo avvistato dei naufraghi, in marineria quest'antico onore, quando la nave avvista un altro ferma, addirittura ferma il motore, perché è lei che fa un brutto scherzo, e lancia veramente la ciambella. Osservare calmo con una lancia, si porta a bordo. Non è che il comandante, tempo di guerra, diceva: voi siete inglesi, voi siete francesi, voi siete. No, a bordo. Quant'è che io non saluto gli ufficiali della Marina Italiana? Vi ricordate qualche anno fa, 3-4 anni fa, il governo Berlusconi vota il pacchetto sicurezza, 9 agosto, tutti al mare, vedete un po' il responsabile, uno parte da perla del pacchetto sicurezza, qual è? Che quando la marina trova i naufraghi, li prende, li a bordo, Lampedusa, poi li impacchetta,
e mi dà a Gheddafi. L'Italia è sotto processo a Raia. Un prigioniero non si dà, un naufrago non si dà a nessuno. Quando ce l'hai a bordo, c'è la tua bandiera lì, è il territorio, non è che pacchi. Vi rendete conto? Cosa abbiamo fatto noi? Questo rischio. Non abbiamo più tempo. Per l'immigrazione voglio dare solo un esempio. Io sono stato anche 2 anni in Brasile. Torno nel 54, chiedo ancora, proprio il nazionalismo. Ho fatto una gran conoscenza con un padre cappuccino a Santos. Mi voleva bene, era più di 20 anni che non tornava in Italia. A bordo parla sempre Veneto. Allora, al quinto giorno, dico, vieni un po' qui, padre cappuccino da barba. Ma dico, hai visto, sei della gente portoghese, tu continui a parlare Veneto con me, ma a me piace il Veneto. E lui si mette a ridere, un piccolo passaggio sull'immigrazione. Sono sicuro siete troppo intelligenti. E lui si mette a ridere e mi fa gallo. Quando i miei superiori mi hanno mandato in Brasile, in missione, nel Mato Grosso, che bello! Mi calo gallo, non ho avuto bisogno di imparare il portoghese. Nella zona che sono da lì, in quella campagna, quasi tutti i contadini e si erano veneti. 1850, 1950, centato. Quanti italiani migranti? 30 milioni. 30 milioni, bravo, esatto. Vi rendete conto? E noi cosa facciamo? E allora egoismo. E allora ora torniamo al cardinale. Non sa più cosa dire, ha un certo tempo eminenza. Ma lei conosce meglio di me il cucino. L'ha vissuta, c'è un primato della cucina. Lei può proporre, anzi, bello, anch'io propongo la morale cattolica, prematrimoniale, però non posso costringere. Per lui rimane un po' lì. Oh, ma io non voglio essere vincente, voglio essere convincente, cara eminenza, non lo è. Buonanotte, e mi ha portato via il bar. 3 giorni dopo mi telefona. No, mi deve scrivere. Arriva un messo. Caro figlio, hai il telefono. È vero, caro figlio, il primato della coscienza, dottrina certa, nella Santa Madre che è. Punto. Tuttavia, caro figlio, e arriva un per voi, un per noi tutti, un grande messaggio. Tuttavia, una coscienza, per dirsi retta, deve far riferimento alla verità. Subito ho preso la penna, eminenza. Dopo tanti scontri, finalmente siamo in sintonia. Perché, eminenza reverendissima, questa verità, non la cerchiamo tutti insieme, nell'ascolto, nel dialogo, nel sapere a volte abbassare la testa, fare dei passi indietro. La priorità veramente è il bene comune. Quando diceva Don Milani, Don Lorenzo, cos'è la politica? Purtroppo è morto nel 67. Cos'è? Oh bella! Oh D'Andrea! La politica, dice, è uscire tutti insieme, tutti, pensate alle nostre divisioni. Io quando arrivo, esce di sinistra, ho incontrato quell'altro, mi ha detto che lì. No, noi siamo più di sinistra. E ricordo, cavolo, tu sì che sono di sinistra, noi siamo più di sinistra, qual è il sombardo? La divisione. Don Milani dice, tutti uniti, uscire dai problemi. Cominciando dall'ultimo, mi diceva, ho benedetto, in Parlamento si parla della casa, se si parla della casa bisogna parlare di quelli che la casa non hanno, come in comune, so io, dove è possibile, la regione che legittima, per dire salute, bisogna parlare di quelli che, e non quelli che possono andare alle cliniche, o che so io come vogliono, l'unico, vi rendete conto?
E allora gli ho detto, perché non la cerchiamo insieme? E allora sulla testa, ve l'ho detto, dobbiamo prendere coscienza. Vedete che a un certo momento siamo in un mare grandemente agitato. In marineria si dice mare forza 1, forza 2, quando è cominciato a dire forza 5, forza 7 e si balla, forza 9, se si dice forza 10, vuol dire che la barca, il vapore è alla deriva. E allora io, in questa terra che voglio essere coerente, tento ogni mattina, io ho tre bussole. Prima bussola, perché a bordo se non c'è la bussola. Prima bussola è il mio Vangelo di Gesù, da verificare con tutti, certo, con i miei, invece, con gli altri cristiani, quante chiese valdesi, quanti, qua con tutte le religioni, musulmani, qualunque, shalom, shalom, con gli ebrei, primi che dovessero, no, Monogadio mi ha detto l'attuale governo israeliano.